Allora, ci sono dei punti di contatto tra questa trattazione della corda tesa e quelli fatti con Hooke in precedenza? Sì e no. Nel senso che allora la tensione della corda, questa è la mia corda che adesso disegno con un suo spessore. Immaginate la corda della chitarra. Chi ha messo le mani su una chitarra sa che tirando qui la sta levetta che avvolge un pochetto attorno a una vite questa corda, la corda va in tensione. In tensione basta pochissimo per avere la sensazione che state per spaccarla. E allora, se la corda è lunga, adesso non è così, è meno, facciamo che sia 1 metro e io qui la tiro di mezzo centimetro, perché questa è niente praticamente, mezzo centimetro, quindi un 5 per 1000. La tensione della corda cambia tantissimo, questo lo sappiamo. E praticamente ve ne accorgete perché se la tirate in qua non riuscite più a spostarla di quasi niente quando siete in condizioni d'uso. Quindi la tensione è cambiata tanto, 2, 3, tante volte è cambiata, insomma, non è cambiata di qualche percento. Perché è cambiata di così tanto? Diciamo che la tensione si raddoppia. Diciamo così. Perché è cambiata di così tanto? Perché sulla corda tesa vale la legge di Hooke. La legge di Hooke mi dice sostanzialmente che quando la sto tirando, la forza diviso la sezione, o se preferite la forza è uguale a meno la sezione per un coefficiente gamma per lo spostamento relativo, che qui è questo 5 per 1000, questa è la sezione, quindi ho un coefficiente praticamente che moltiplica la sezione che è molto piccola, perché qui la corda ha una sezione che è sotto il millimetro quadro, presumibilmente. Le corde più grosse possono avvicinarsi al millimetro quadro, quelle più sottili anche lo sfiorano. Però questo abbiamo visto che per un materiale solido come era quello della corda è un numero enormemente alto. Quindi qui abbiamo un numero tanto, tanto, tanto alto, che mi trasforma questo 5 per 1000 della deformazione in una forza enorme, sostanzialmente, quella che ci fa fare una notevole fatica a tirare su anche di pochissimo, e noi agiamo trasversalmente, cioè la pieghiamo in questo modo la corda. Allora, la legge di Hooke finisce qui, cioè una volta che abbiamo modificato la tensione, abbiamo visto che la velocità delle onde è uguale al rapporto tensione su lambda. Lambda si è modificato di pochissimo perché abbiamo allungato la corda appunto del 5 per 1000 magari, quindi questo è cambiato di niente, del 5 per 1000, questo invece può cambiare di tantissimo. Quindi la legge di Hooke si limita a dirmi che questo parametro qui può cambiare moltissimo quando noi tendiamo anche di pochissimo la nostra corda. Cosa vuol dire che la corda si sta spezzando? Vuol dire che non siamo più in regime di legge di Hooke. La legge di Hooke parla di regime elastico, quindi l'hai piegata? Lasci andare questa molla, la riporti indietro, la tua corda ritorna alla lunghezza che aveva a riposo, senza 1 mm di differenza che uno. Se non ci torna vuol dire che il regime di allungamento non è stato elastico e quindi non ha agito la legge di Hooke, cioè le deformazioni apportate sono permanenti, se addirittura si spezza non ne parliamo. Però la legge di Hooke finisce qui, cioè nel dirmi come cambia questo parametro, sostanzialmente allungando la corda. Non ha niente a che fare con la deduzione dell'equazione d'onda, mentre nella deduzione dell'equazione d'onda per la sbarra, pur essendo onde trasversali o ugualmente longitudinali, la legge di Hooke è un pilastro della deduzione, è un punto ineludibile perché è quello che ti dice come si legano la forza e quella deformazione sostanzialmente. Qui la forza e la deformazione nella nostra onda che sta, adesso esagero, nella nostra onda che sta passando la corda, la deformazione è questa chiaramente. Ma la nostra forza non si lega alla deformazione attraverso la legge di Hooke. Quindi per la nostra deduzione dell'equazione d'onda la legge di Hooke non ci serve a niente. Infatti il nome Hooke nei capitoli dei libri dedicati alle onde in una corda di solito non appare proprio. Insisto, viene data la tensione come un parametro arbitrario.
l'attenzione arriva per una legge divina, diciamo. Una volta che uno ha questo parametro, fine, poi usa questo parametro per tutti i passaggi che fa in seguito. Non viene utilizzata la legge di Hooke per calcolare in un caso concreto questo parametro, non ci serve per dedurre l'equazione d'onda, che è il punto centrale di questi capitoli e non è il punto centrale di interesse per il capitolo del libro sull'equazione d'onda. Ecco, invece per questa è fondamentale. Senza la legge di Hooke nella sbarra, o senza una legge equivalente nei fluidi o nei solidi, una legge equivalente praticamente alla legge di Hooke, sempre di questo tipo, io non so come le forze che agiscono in un certo punto si legano alle deformazioni, mi manca questa competenza fondamentale. Ecco, invece nel caso della corda, questa competenza fondamentale è di tipo semplicemente geometrico, ossia io ho una tensione che do per scontata in modulo da una parte e dall'altra, do per scontato che sia uguale. Quindi le forze che mi interessano, FY, sono uguali praticamente a questo parametro per il seno dell'angolo. Scusate, l'ho dimenticato, dell'angolo. La variazione di quest'angolo da una parte e dall'altra è quella che è responsabile di tutto. Però fondamentalmente la legge che mi dà la dipendenza della forza dalla deformazione, la deformazione è rappresentata dall'angolo sostanzialmente, che dovrebbe essere zero se la corda fosse a riposo, invece nel momento in cui la corda comincia, qui mi si creano angoli, qui mi si crea un altro angolo e così via, qui mi si crea un altro angolo ancora. D'accordo? Nel momento in cui passano queste onde, in ogni punto c'è un angolo che non ci dovrebbe essere. C'è un angolo che non ci dovrebbe essere, spero che non arrivino le martellate al microfono, purtroppo arrivano le mie orecchie. Quest'angolo che non ci dovrebbe essere sostituisce, anzi è la nostra deformazione, è il parametro che rappresenta la nostra deformazione. E il parametro formale xi, ovviamente noi leghiamo l'angolo a xi, e l'angolo è il parametro che fa da intermediario tra la deformazione e la forza. L'angolo non è proporzionale alla deformazione, ma alla variazione tra deformazioni vicine, perché abbiamo visto che il seno dell'angolo lo approssimiamo con la derivata di xi rispetto alla x. Quindi sostanzialmente noi, seno di alfa, questo è il passaggio che corrisponde alla legge di Hooke. Nella legge di Hooke, in una sbarra, noi la forza ce la scriviamo in termini della derivata della deformazione rispetto alla posizione. Qui noi facciamo la stessa identica cosa, scriviamo la forza verticale in termini della derivata della deformazione rispetto alla posizione. Quindi questa geometria degli angoli, questa equazione qui, è quella che sostituisce sostanzialmente la legge di Hooke. Il passo successivo è identico invece, ossia noi prendiamo due forze vicine e facendo la sottrazione tra due forze vicine ci viene fuori non più la derivata prima ma la derivata seconda. Questo è identico in questo caso e in questo, non ci sono differenze formali. Così come è identico il passo di scriversi sostanzialmente di F uguale di m per la derivata seconda di xi rispetto al tempo. Questo prescinde dal tipo, questo è Newton, la legge di Newton. La legge di Newton non si interessa di cosa c'è dentro questa forza, ti dice solo che è uguale alla massa per l'accelerazione. Questo è il df, scusate, uguale di m per l'accelerazione. Nella legge di Newton non so che cosa sia la forza, d'accordo? Una molla, il campo elettromagnetico, la gravità, può essere quello che vi pare, ma la legge di Newton, secondo la legge di Newton, mi dice che è uguale alla massa per accelerazione. Questa vale per tutti i sistemi, quindi vale per questo e per chissà quanti altri. Quindi questo è universale. Il passaggio che mi fa passare dalla derivata prima alla derivata seconda è universale, perché sto prendendo la differenza tra forze in punti vicini, quindi c'è una derivata prima qui, una derivata prima qui, x più dx. Quando faccio la differenza tra queste due, questa mi viene uguale alla derivata seconda rispetto alla posizione moltiplicata per il dx, quindi questo passaggio è identico in queste due trattazioni. Questo abbiamo visto è universale.
questo è identico nelle due trattazioni, quello che è specifico è questo, legge di Hooke in un caso, angolo che mi porta a questo nel secondo caso. Quindi le due trattazioni sono, diciamo, al 70% uguali, c'è un 30% di differenza legato a come la forza si lega con la deformazione. È sempre un legame con la derivata prima della deformazione, ma è un legame diverso. Argomento, non è che ci sia molto altro da dire, mi pare, su questo della cosa, serve fare un po' di esercizi che cominceremo a fare. Una cosa, visto che parliamo di legge di Hooke, che legame c'è tra la legge di Hooke e la nostra? Allora, noi sappiamo la legge di Hooke come la fate già al liceo, F uguale meno Kx, e la forza esercitata da una molla tesa, questo è il soffitto, qui ci appendo un oggetto, questa è la deformazione, la chiamo dx, diciamo. Quindi meno k per dx. La chiamo dx perché così diventa simile a quello che... Allora, Hooke mi dice che, applicando Hooke a questa, perché invece, così come la conosciamo adesso un po' meglio, mi dice che questa forza è uguale a meno s per un coefficiente legato al materiale di cui è fatta la molla. S è la sezione di queste cose qui, che saranno comunque un oggetto finito, non infinitesimo, non un filo, questo lo avranno il loro spessore per poter esercitare forza, per lo spostamento relativo. Allora, questo che è dx, scusate, questo che al liceo scriviamo come in fisica 1, meno kx, adesso x, questa, ce la scriviamo in questi termini, è quello che corrisponde a dx, cioè allo spostamento assoluto. Quindi noi abbiamo f uguale meno k per il nostro dx. In questo K ci stanno questi, cioè il nostro K è un coefficiente che comporta la sezione diviso la lunghezza a riposo della molla, perché il delta X è la lunghezza totale della molla, ricordate, mi interessa per la legge di Hooke l'allungamento relativo, quindi il delta X è la lunghezza totale della molla, e un coefficiente che questo è caratteristico del materiale. Ecco, su questo punto qui ne faremo dei esercizietti, ne chiedo spesso all'esame, esercizi, qual è il genere del tipo? Lo chiedevo a fisica 1, ma si possono chiedere anche a fisica 2, che differenza c'è tra le stesse due molle, tra un peso appeso così e un peso appeso così. È lo stesso peso, cosa mi aspetto in termini di allungamento in questo caso e in questo? Rispetto al caso che prendo di riferimento in cui la molla è una sola, il peso è sempre quello, quindi c'è un certo allungamento qui, che mi aspetto in questo caso, che mi aspetto in questo. Questa legge ve lo dice, questa legge che vi dice che il K è uguale a questo ve lo dice, ma ci si può arrivare anche se uno non la conosce, d'accordo? Se uno si limita a sapere F uguale a meno Kx a stile fisica 1, può arrivare, non ci vuole un'intelligenza superiore, a capire cosa succede in questi due casi partendo da questo. È semplicemente una questione di applicare forze e tener conto che ho due molle e non una. Su questo torneremo, ma adesso mi sta scadendo il tempo del video. Però diciamo, se uno volesse risolvere questo problema in modo formale, uno ha che il K della fisica 1 si lega al gamma della legge di Hooke moltiplicandolo per la sezione, dividendo per la lunghezza come resistenza, più o meno con la resistività.